Si cambia disciplina, che è one or lose. Arbitra Silvia Bratina. Portiamo nel ring all'angolo bianco. 51 incontri disputati, 35 vittorie e 16 sconfitte per lui. Già pluricampione d'Italia del team Kick and Punch, da Cremona, Lorenzo Del Gaudio. Come abbiamo sentito dal nostro ring announcer Valerio Lamanna, si cambia disciplina, si passa al K1 Rules, 3 minuti da 3 round da 3 minuti, il primo a calcare il palcoscenico del Palazzo Terone di Genzano è Lorenzo Del Gaudio, leader da Cremona, e forza al team Kick and Punch, mentre si spingerà al limite dei 65 kg. Eccolo qui, fa l'ingresso sul ring. Affronterà contro di lui Francesco Spinello. 38 incontri disputati, 25 vittorie, 7 sconfitte, 5 pari e un no contest per lui. Già medaglia di bronzo ai campionati europei IFMA Junior 2018, già campione italiano FIMT, campione d'Italia Waco Pro in carica categoria 64,5 kg, per il team Rocky da Roma, Francesco D'Executione Tumminello. La storia ci insegna qualcosa, la storia di questo evento ci insegna che sotto i 70 kg di match sono degli scontri a fuoco garantiti. L'arbitro del match sarà la signora Silvia Bratina. Ricordiamo 3 round da 3 minuti. È la prima ripresa. Subito un tip da parte di Del Gaudio. Prova a rispondere Tumminello, campione Waco Pro in carica. Del Gaudio fisicamente è impressionante, spalle larghe, muscolatura definita, fisico tornito. Oh, buona. Che bella combinazione, para bene però Del Gaudio. Tumminello ha dato subito saggio di tutte quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. Stile prettamente pugilistico quello di Tumminello, che proprio mentre gli faccio gli applausi per il suo stile pugilistico si accinge a lanciare uno spinning back kick. Mamma mia, che bordata, risponde a tono Tumminello. Bella combinazione che termina con il ginocchio. Ricordiamo che non ci può essere fase di clinch, ha messo soltanto per qualche secondo con un braccio solo la gamba di Tumminello. Va a segno questo high kick, lo piazza lì e arriva allo stop da parte di Silvia Bratina. Mamma mia, stavo per farvi notare che c'è l'arena che completamente ammutolita, che KO. I respiri erano sospesi a quanto pare, perché poteva arrivare un colpo risolutore da un momento all'altro. Il naso di Del Gaudio ha preso la via del retro della testa. Impressionante finalizzazione di Tumminello. Stupenda. Complimenti a Francesco Tumminello. KO, fra poco il verdetto. Ovviamente Del Gaudio stava lamentando un early stoppage, uno stop prematuro, ma penso che quando vedrà le condizioni del suo naso, o anche solo quando scenderà un po' l'adrenalina, si renderà conto che lo stesso.
stop dell'arbitro, della conduttrice di gara. È stato uno stop perfetto, perfetto. Collo del suo avversario, gesto di grande rispetto. Adesso siamo al verdetto, vince questo incontro per RSCH, referee stop contest head ad 1 minuto e 26 secondi della prima ripresa. Francesco d'Executioner Tumminello, bravissimo, applausi per lui, un grande applauso, applauso ad un coraggiosissimo avversario del Gaudio. Ha rispettato appieno quello che è il suo ring name. The Executioner è arrivato, ha fatto quello che fa il boia e adesso esce con la medaglia.